Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Allora, usate mascherina perché sto facendo le pulizie del locale, quindi ci vuole la mascherina, non posso portarla, tac, e tac, con un collegamento così, non proprio anche così, ma a me piace tenerla qua, quando sono le persone, quando arriva la gente, tac, tac. Bene, domani riapro, adesso mi aspetta una lunga giornata di lavoro, insieme alle mie collaboratrici qua delle pulizie. Allora, due parole. Leggo delle interviste, delle cose. Giordano Perditti ha detto: si potrebbe risolvere la questione in 20 giorni, facciamo i playoff e i playout. Allora, già il campionato è falsato di suo. Se andiamo direttamente a fare i playoff e i playout, per me è ancora più falsato. Il campionato va finito, ragazzi. Il campionato va finito con tutte le partite che dovevi giocare. Se no, già è falsato di suo adesso, perché comunque sia che poteva mai sapere come poteva andare a finire questo campionato. Se poi andiamo a fare soltanto play-out e play-off, per me lo è ancora di più. Cioè, veramente qua altro che scudetto di cartone, qua viene fuori o salvezza di cartone, qua viene fuori o promozione di cartone per quanto riguarda la Serie B, qua viene fuori veramente uno schifo dello schifo. Il campionato va finito. Giordano ha detto: se no poi nella nazionale non si fa più neanche una partita, ma chi se ne sfotte della nazionale a un certo punto, Giordano mio? L'anno prossimo farà il suo europeo, la nazionale può andare anche a fare l'europeo senza neanche fare un amichevole, che tanto non ce ne frega un cazzo della nazionale, se non quando gioca l'europeo o il mondiale, ok? Non ce ne frega un cazzo, lo sappiamo bene, non mi dite no, ma perché dobbiamo fare la nazionale, che siamo sempre qua che bestemmiamo quando ci interrompono il campionato per andare a fare queste amichevoli stupide, che non ce ne frega un cazzo, ok? Che non ce ne frega un cazzo assolutamente della nazionale, parliamoci chiaro, ci interessa soltanto quando va a giocare l'europeo o il mondiale, che poi diventiamo improvvisamente tutti tifosi. Quindi Giordano, non dire cagate, dai, per piacere, che se no la nazionale non riesce più a fare neanche una partita, ma sti cazzi, che noi dobbiamo pensare al campionato, alle coppe, a queste cose qua, che la nazionale la prossima farà il suo europeo, abbiamo anche una bella squadra sicuramente. La dirà molto lunga sull'Europeo. Se riuscirà a fare qualche amichevole, bene, se no paciamo, ma recuperiamo le partite di campionato e facciamo un campionato regolare per l'anno prossimo. Che cazzo, senza ogni 2x3 farci saltare una settimana di partite o cose, che avete anche rotto un attimo i coglioni. Noi vogliamo vedere giocare le nostre squadre di club. E chi non è d'accordo con me è un bugiardo, perché sapete benissimo che non ce n'è uno qua che quando c'è la nazionale che si interrompono. Che si interrompono i campionati, siamo tutti qua a bestemmiare perché della nazionale, ma sì, che cazzo ce ne fregano delle amichevoli, ok? Diventi antifosi soltanto quando c'è l'Europeo Mondiale. Il mio modo di vedere, vi ripeto ancora una volta, ok? Sono video brevi perché devo lavorare, ragazzi, ve lo dico subito. A mio modo di vedere, il campionato, se verrà concluso playoff e playout direttamente senza finirlo, per me sarà letteralmente falsato. Questo campionato va finito che mancano 12 partite. Si fanno 12 partite, i signorini giocano sotto il caldo, anche sotto 40 gradi, poi prendono, smettono, ha riposato 2 mesi e riprendono subito a giocare l'altro campionato. È il loro lavoro, è il loro mestiere. Uno della fabbrica che è stato fermo 2 mesi, cosa gli hanno detto? No, no, torna a lavorare, però poi c'è troppo caldo d'estate, occhio, ti faccio riposare ancora. No, gli hanno detto: vai a lavorare e non rompere i coglioni, quindi andate a giocare e non rompete i coglioni. Chiaro, siete profumatamente pagati per andare a giocare e non rompere i coglioni. Dovete giocare ogni settimana anche 2 partite? E giocate, punto. È il vostro mestiere, il vostro lavoro. Ci sono 40 gradi adesso in fabbrica, con la mascherina sono su e lavorano comunque tutti i santi giorni. Okay. Tutti i santi giorni con una mascherina dei guanti che sta morendo di caldo. C'è la gente che qua non muore più di Covid, ma di asfissiamento oltre che di Covid. Comunque, detto questo, ditemi qua sotto quello che pensate, ok? Perché guarda, se dobbiamo finire la playoff playout, a sto punto non assegniamo e iniziamo direttamente l'altro. Cioè, io voglio che si finisce questo campionato qua, ma regolarmente facendo tutte le partite che mancano. Se dobbiamo iniziare a fare così, io dico una cosa, ragazzi, ma in Bundesliga stanno già giocando, che è una meraviglia, nessuno rompe i coglioni. Stanno già giocando, che è una meraviglia in Bundesliga. Qua subito polemiche, questo è una cosa. Ragazzi, riniziamo sto campionato e non rompiamo il cazzo, per favore. Finiamo quello che dobbiamo finire. Chi vince, vince. Chi perde, perde. Ma finiamo le partite regolarmente. È già falsato di suo. Se andiamo direttamente a fare i playoff, lo rifalsiamo ancora di più. Ok? Finiamo le partite che dobbiamo fare. Diamo la possibilità a chi ha fatto una grande stagione di finire la sua grande stagione. Parlo del Verona, della Roma, del Verona, dell'Atalanta e della Lazio soprattutto. Queste 3 squadre qua che sono le 3 che verranno più penalizzate di tutte quante, a mio modo di vedere. Questo qua è il mio pensiero. Mi interessa naturalmente, rispetto anche i vostri pensieri, rispetto ai vostri pensieri, e mi interessa anche sapere qua sotto che cosa ne pensate di questo video. Se
se mi dovete mandare a cagare, fatelo in maniera gentile ed educata, va bene? Vi voglio bene, ragazzi, torno a far Cenerentola, vi mando un bacio, ciao, ci sentiamo oggi.